Sindaco Stefanelli, si parla in questi giorni di torbidità dell'acqua sul territorio del Golfo, acqua erogata dalla frangente di Capodacqua a Spigno, peraltro che serve anche il suo comune Minturno e l'estremo lembo sud della provincia di Latina. L'assemblea pubblica del sindaco Paola Villa, che un po' ha per certi versi censurato il comportamento anche amministrativo di voi sindaci del Sud Pontino. Si parla di un processo bloccato per quanto riguarda la ripubblicizzazione dell'acqua e un comprensorio che non è più incisivo nell'assemblea del Lato. Come commenta queste dichiarazioni abbastanza importanti? Ma io non vorrei proprio commentare perché non le ho ascoltate, non ho dubbi di quello che lei mi riferisce, ma dovrei prima ascoltare bene le parole e il tono che ha usato il collega di Formia. So che negli ultimi anni nel Sud Pontino sono stati investiti diversi milioni di euro per il rifacimento della rete idrica, so che abbiamo avuto un investimento importante per la realizzazione di un'adduttrice che collega Cellole con Minturno, portando qui l'acqua che viene dalla sorgente di Cassino e quindi fornendo anche un'alternativa alla sorgente di Capodacqua, anche per avere, ripeto, un'alternativa quando la sorgente di Capodacqua va in difficoltà sia per la quantità che per la qualità della risorsa idrica. Non mi sembra che ci sia un problema di incisività del Sud Pontino all'interno della conferenza dei sindaci, quanto piuttosto un problema di rilevanza e di attenzione nei confronti della provincia di Latina da parte della Regione Lazio nelle politiche regionali, nell'allocazione delle risorse regionali. Acqua Latina, il processo di ripubblicizzazione, noi abbiamo votato anche Minturno a favore all'interno della conferenza dei sindaci, ma poi dopo che ci sono i voti degli atti di indirizzo delle assisi c'è bisogno di qualcuno che ci lavora. Io non faccio parte del gruppo di lavoro sulla ripubblicizzazione, non so se la collega Villa ne fa parte, ma sicuramente se vuole ne può far parte, se ne può far carico a livello di capacità amministrativa, e noi sicuramente gli daremo il nostro appoggio politico. Vede, quando si diventa sindaci diventa amministratori, si smette un po' i panni politici e della politica e si indossa piuttosto quelli dell'amministratore, cioè di colui che deve amministrare, che è colui che deve fare tenendo conto delle leggi, delle risorse economiche, delle procedure e dei tempi delle procedure pubbliche. Poi tutto il resto è politica. A me la politica oggi interessa sempre meno, se non la politica nell'interesse dei miei cittadini. Io non ho mai avuto un atteggiamento di Don Chisciotte, non mi piace, preferisco, eppure non sono certamente una persona timida o che ha difficoltà a dare voce alle proprie ragioni, alle stanze del proprio territorio. Acqua Latina è una società al 51% pubblica, la parte pubblica ha il dovere di farsi ascoltare e di collaborare con Acqua Latina. Acqua Latina non è una società, non è un ente altro rispetto alla popolazione, all'utenza e ai comuni di Latina. Questo purtroppo alcuni colleghi non l'hanno ancora ben realizzato. Una cosa però concorde, sindaco Stefanelli, una maggiore presenza, una maggiore anche funzionalità della segreteria tecnica, che da quando c'è stato l'abbandono della dottoressa Angelica Vagnozzi praticamente ha cessato di fare quello che dovrebbe fare. È questo quello su cui io vorrei che si concentrasse la conferenza dei sindaci, su cui si concentrassero i colleghi amministratori, su cui la Regione Lazio desse delle risposte, visto che aspettiamo da ben 2 anni la nomina di un dirigente da parte della Regione Lazio. Il presidente addirittura Carlo Medici ha dovuto chiedere al Lato 4, sì, la disponibilità di un funzionario. Ma non solo, ma mi sembra che in una delle ultime conferenze dei sindaci abbiamo votato l'aumento delle spese della segreteria tecnica proprio per dargli le risorse per assumere personale. Ma non basta, ci vorrebbe la struttura tecnica del Lato, della segreteria tecnica dovrebbe essere autonoma. Autonoma, ma soprattutto dotata di figure tecniche, professionali, economiche, giuridiche all'altezza della complessità. Quindi ha fatto bene il presidente Medici a chiedere l'intervento della Regione Lazio. Ma lo ha chiesto già da 2 anni.